Buonasera, siamo i ragazzi della redazione del Book Blog, Eleonora e Mattia, e siamo qui per intervistare Maxime Duran. Volevo innanzitutto dare la parola a Mattia per la prima domanda. Allora, la mia domanda è più che altro una curiosità. Qual è stata la ricostruzione più difficile e qual è quella di cui sei più fiero, tu e il tuo team, di cui siete più fieri? So it's an amazing opportunity as a historian to work in a game like Assassin's Creed, especially on Origins. It was a dream long project for me to work in ancient Egypt. One of the tough things that we had to do on this game is to recreate monuments like the Sphinx and the pyramids. And the reason why it was difficult is that, of course, they still exist today, but they were different back then at the time of Cleopatra. So finding the right information was a very big challenge, and making the Sphinx with colors look realistic, while our expectation is that the Sphinx is, you know, is a blast by sand, it's only one color today, monochromic. That was a very big challenge, and we were happy to have the opportunity to do it seriously, and that people can enjoy climbing on the Sphinx and, you know, going around and seeing it in its environment. Allora, come storico posso dirti che la cosa più bella a cui ho potuto lavorare è stato proprio il tema del gioco, potermi immergere nell'antico Egitto, poterlo affrontare, vivere dall'interno, per me è stata una cosa meravigliosa. La parte più complicata, più difficile, forse è stata quella che riguarda la Sfinge e le piramidi, perché la Sfinge e le piramidi esistono tuttora, quindi in teoria dovrebbero essere più semplici di altre cose. In realtà ciò che vediamo oggi è radicalmente diverso da ciò che c'era all'epoca, e quindi la resa è completamente diversa, perché l'azione della sabbia nei millenni ha avuto un impatto, quindi riuscire ad affrontare questo tipo di dettagli è stato estremamente impegnativo. La seconda domanda è: avrebbe mai pensato, prima di entrare nella Ubisoft, di poter conciliare il suo amore per i videogiochi, se esisteva già, e il suo amore per la storia? And in English, before entering Ubisoft, would you ever thought that you could reconcile your love for video games and your love for history? Would you ever thought it was a possibility? So it's a good question. I actually didn't thought seriously I was going to work in video games. So I studied history. The funny part is that both of my brothers work in video games. They're older than me. And I remember in university they told me about the announcement of Assassin's Creed 1. And I thought that would be amazing to work in as a historian like that. I used to work in museums, and so I always wanted to make history accessible for people, visual. So it's a tremendous opportunity and I'm so happy to do that job. Allora, intanto grazie per la domanda, e poi ha detto che, correggimi se sbaglio, se ho perso la prima parte, che entrambi i suoi fratelli, perché due fratelli maggiori, hanno lavorato a Ubisoft tutti e due, e lui si ricorda quando gli hanno detto che sarebbe uscito il primo Assassin's Creed, e aveva pensato sarebbe fantastico poter, come storico, con questo tipo di background, poter portare il mio contributo a un lavoro come Assassin's Creed. Thank you so much. It has been a pleasure. Thank you.